Ciao a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti in questo nuovo episodio di Steins Gate. Allora, iniziamo benissimo perché per qualche motivo io non riesco a sentire l'audio di gioco con le cuffie. Ma tecnicamente sta registrando l'audio in uscita, quindi voi dovreste sentirlo, almeno spero. Comunque, io non sentirò niente, ma dovremmo riuscire a farcela lo stesso. Scuote la testa senza guardarmi in faccia. Ok, la nostra cara amica ancora è poco socievole, però continuiamo a parlarle. Sono prove dei posti in cui sono stata oggi. Ah, sotto c'è scritto donna che continua ad ignorarmi e che apparentemente è venuta a visitare Akihabara. Ok, descrizione molto precisa. Sei proprio una donna strana. Kiryu Moeka. Credo sia il suo nome, a quanto pare. È il mio nome. Penso che si stia presentando. Lo penso anch'io. In un modo un po' strano, però si sta presentando. È una bella cosa, però io voglio solo che cancelli quella foto. Ho una cosa da farti vedere. Posso? Prima le foto. C'è una leggenda metropolitana qui ad Akihabara. Ne hai mai sentito parlare? Leggenda metropolitana? Perché non ci sono ovunque le leggende metropolitane? Soprattutto in Giappone. Di cosa sta parlando? Non mi dirai che parla di un brillante scienziato pazzo che si aggira di nascosto nell'ombra ad Akihabara? Sì, guarda, sono sicura che parli proprio di questo, già. E ora quel brillante scienziato due volte perché è molto molto bravo, è diventato il bersaglio primario di ogni assassino della malavita? Che storia intrigante. Sono rimasto in questa città per troppo tempo. Devo pensare a qualcosa. Hai cominciato a parlare lento come lei? Akihabara, non eri poi tanto male come città? Sono lieto di. Ma che vuoi scappare? Non lo sto capendo. Il fantomatico Retro PC. Sì, guarda, vi hai visto? Parlava proprio dello scienziato brillante. Retro PC? La donna risponde annuendo col capo o una cosa simile. Difficile interpretare i suoi gesti. Mi hanno detto che ce n'è uno ad Akihabara. Oh. Nessun accenno ad uno scienziato pazzo. Sono sollevato nel sentirglielo dire, ma amareggiato allo stesso tempo. Davvero speravi di diventare una leggenda metropolitana? Sul serio? Avresti pure dovuto lasciare Akihabara, ma. Ad ogni modo, è la prima volta che sento parlare di questo fantomatico Retro PC. Retro PC, vorresti dire simile ad un 98? È il primo modello che mi è venuto in mente. I 98 sono così difficili da trovare in giro? Scuota appena la testa o una cosa del genere. Sii più chiara, per favore. No, questo. Gira il telefono verso di me. Fa vedere una foto? Foto molto dettagliata, vedo, sì, sto capendo tutto. Sullo schermo è mostrato un computer sproporzionato. Difficile dirlo per via dell'immagine in bianco e nero, ma assomiglia vagamente ad un PC. Mi sembra di averlo già visto. IBN 5100. IBN 5100. È il computer che John Titor ha provato ad ottenere. Ah, vero, nel suo posto l'avevamo letto che stava cercando questo famigerato computer. Le sue dita fremono, credo. Ne hai visto uno? No, conosco solo il nome. Coincidenza? No. Questa potrebbe essere la scelta di Steins Gate.
Conosci qualcuno che potrebbe saperne di più? Forse Daru potrebbe saperne qualcosa. È il mio affidabile braccio destro. Bro. Ok. Un super hacker in grado di violare qualsiasi server MI6 esistente. La parte sull'MI6 è un po' esagerata. Ma se succedesse una cosa del genere, si presenterebbero uomini in nero alla nostra porta per condurci chissà dove. Quindi è meglio evitare. Quella sull'essere un super hacker è vera invece. Dillo normalmente, per favore, che mi sento a disagio a dire super hacker. La sua approfondita conoscenza in termini di computer è sconcertante. A proposito di Daru, avrei dovuto incontrarlo al May Queen più Nyan al quadrato. Vabbè, lo pronuncerò così fin quando non capirò come si pronuncia. Non ho tempo da perdere a chiacchierare con una persona stramba come lei, che nemmeno conosco. Beh, io vado. Attenta alla mischia mediatica. Che è successo? Provo a fare un'uscita tranquilla, a senso unico, senza voltarmi indietro, che... Però lei afferra la manica del mio camice prima che io possa scomparire in mezzo alla folla. Cosa stai facendo? Cioè, prima gli dici c'è Daru, questo mio amico, che potrebbe aiutarti, e poi non le spieghi più niente, non gli dici sì, adesso ti do il numero di Daru, te lo presento, no, nulla. Che ti aspettavi, scusa? Cosa stai facendo? L'avevo già letto o no? Boh, vabbè, l'ho riletto un'altra volta per sicurezza. Il tuo indirizzo mail, per favore. Qual è il tuo scopo? Il super hacker. Sembra che voglia parlare con Daru. Ma dai! In parte è colpa mia per averlo menzionato, direi. E va bene, visto che dovevo già incontrarmi con Daru, perché non portare anche lei? No, aspetta un attimo. Che c'è adesso? Potrebbe trattarsi di una subdola trappola. Ovviamente. Non c'è dubbio. Può darsi che sia una spia inviata apposta per rapire Daru. Io che pensavo che ce l'avessero solo con te, poi ce l'hanno pure con Daru, ma che cattivi. Perdendo Daru sarei inerme. Ah, quindi prendono Daru per renderti indifeso. Capisco. L'unica alleata rimasta sarebbe Mayuri, le quali abilità si limitano al confezionamento di costumi. Almeno, non lo so, ti mascheri, ti travesti, così sparisci in mezzo alla folla e non ti troveranno mai più, cambi identità, fai qualcosa. Mi rifiuto, non posso abbandonare un amico. Le passo a fianco e comincio ad allontanarmi a passo svelto. Ma poverina! Mi guarda alle spalle. Mi sta seguendo. Accelero il passo. Ma lei è ancora dietro di me. Smettila di seguirmi! Imperturbabile, mi mostra ancora una volta il display del suo cellulare. Sullo schermo capeggia la foto che mi ha scattato poco fa. Ah, adesso vuole ricattarti. Te lo dicevo che dovevi aiutarla prima. Che verso è? Già. Vabbè. Non l'hai ancora cancellata? Se me lo dici, la cancello. Osi ricattarmi? Per chi lavori? Provo a fissarla con decisione, cercando di sottometterla al mio volere. Ma ha già abbassato il suo sguardo. Anche il mio sguardo intimidatorio è stato inefficace. Il tuo famoso sguardo intimidatorio. Io... esita per un momento. Lavoro part-time. Per Archer e Wright. E che sarebbe? Una compagnia editoriale qui ad Akihabara. Una di quelle società che scrive articoli per le riviste? Una persona così lugubre come lei può essere tagliato per questo genere di lavoro? Ho capito, pensavi di usare la mia foto per un articolo, senza il mio permesso, vero? Lo scienziato pazzo celato ad Akiba finalmente rivelato.
Già immagino il titolo in prima pagina. Certamente, proprio quello è il titolo a cui lei stava pensando. Questo è ciò di cui ha bisogno l'organizzazione per trasformare Akiba in un oceano di sangue. No, devo evitare questo macabro finale a tutti i costi. Non ho altra scelta. D'accordo, accetto le tue condizioni. Perlomeno fin quando avrà la mia foto, non posso sapere come potrebbe essere usata. Recupero il mio indirizzo mail dalla lista contatti e lo mostro alla donna. Alternando lo sguardo tra il suo cellulare e il mio, copia le informazioni ad una velocità spaventosa. Ma certo, questa donna deve essere un esper. Chiamerò la sua abilità Shining Finger. Le sue dita compongono mail maledette alla velocità di 255 lettere al minuto. Chiunque riceva la mail morirà. No, aspetta, qui forse stiamo andando un po' oltre. Ha finito di copiare il mio indirizzo, ci ha messo solo 5 secondi. Nome? Oh, Inchioma! Scienziato pazzo. Come si scrive? Prima si scrive O, che sta per Fenice. Ok. Poi in e infine chioma, che vuol dire un'orribile realtà che non deve essere mai rivelata. Eh? Non ha capito neanche lei. Prima si scrive Oh, che sta per Fenice, poi in e infine chioma, che vuol dire un'orribile realtà che non deve essere mai rivelata. Ora hai capito? Tanto chiaro? Ripeto parola per parola la mia perfetta spiegazione. Questa è l'origine del mio vero nome. Vero? Vero nome? Spiegare la parte che include in richiederebbe troppo tempo, perciò decido di tralasciarla. Quali segreti possono nascondersi dietro a in? Non lo scopriremo mai, probabilmente. Aggiunge il mio contatto alla sua rubrica con la testa inclinata. Così? Oh, Owing Yoma. Più o meno. E questo cosa diavolo dovrebbe essere? Ti stai prendendo gioco di me? Poverina, guarda che fa. Cioè, non lo capisce come si scrive. Oh, scriviglielo tu. La donna abbassa la testa ancora di più. Suppongo stia abbassando il capo in segno di scuse. Passami il tuo cellulare, così te lo inserisco correttamente. Non sembra molto convinta. La donna scuote la testa, stringendo il cellulare con entrambe le mani, come se volesse proteggerlo da me. Lo sta proteggendo con tutte le sue forze, proprio come farebbe una bambina viziata che non vuole rinunciare al suo giocattolo. Cosa pensa che voglia farci? Questa sua erezione è un po' deprimente. Ma sei tu quello che sta facendo un casino enorme per una foto? Dato che non vuole in nessun modo consegnarmi il suo cellulare, prova a chiedere il suo indirizzo mail. Le spedirò una mail senza contenuto. Ma scusa, prendi il tuo cellulare, apri un messaggio, una mail, quello che vuoi. Scrivi il tuo nome e gli mostri il tuo cellulare. Non ci vuole un genio, ce la puoi fare, sei uno scienziato pazzo, puoi arrivare a queste cose, no? Mi aveva detto il suo nome solo un attimo fa, ma visto che l'ho già dimenticato, alla fine la inserisco tra i miei contatti come Shining Finger. Che ci faccio ancora qui impalato in mezzo alla strada? Ah, devo farlo io, mi sembra anche giusto. Allora, dito splendente, ok. Inviato. La donna tiene lo sguardo fisso sul suo cellulare. Credo di non aver mai incontrato nessuno che eviti così tanto un contatto visivo. Dopo pochi secondi la donna riceve un messaggio. Okabe Rintaro. Non ha cambiato il nome. Rintaro, ma che mi combini, dai? Era meglio la mia soluzione, probabilmente. Cosa? Come fai a sapere il mio nome? C'è scritto. È scritto nella mail. Dannazione, l'indirizzo mail è ancora associato al mio vero nome. Oh, deciditi, qual è il tuo vero nome?
Devo cambiarlo immediatamente. È solo uno pseudonimo. Ti invio subito un'altra mail. Col mio... No, va bene. Che assurdità! Non sono Kabe Rintaro, ma Oin Kyom! Non le importa più di tanto. Pare che non se la sia bevuta. Hai cancellato la foto? Annuisce vagamente, o così sembra. È davvero difficile capirlo, il suo linguaggio del corpo è contenuto tanto quanto il suo modo di parlare. Se davvero l'hai cancellata, provalo. Senza dire una parola, mi mostra il display del cellulare. L'unica foto rimasta è quella raffigurante quel vecchio PC. Ma tutte le altre foto che ha fatto agli altri passanti, che ne so, foto vecchie... Non aveva foto nel cellulare questa donna? È un vero sollievo. Ti scriverò più tardi. Fammi sapere, intesi? Riguardo cosa? Rintaro, riguardo a Daru, ok? Ok? Per favore, non farmi innervosire. Ci sei, sei uno scienziato, brillante, tutto quello che vuoi tu, ma devi arrivare alle cose semplici, per favore. La leggenda metropolitana. Oh, quello. Me ne ero quasi dimenticato. E ti pareva. Dopo avermi detto questo, Shining Finger si allontana. Per tutto il tempo non ha fatto altro che mantenere la stessa espressione composta. A dire il vero, non penso abbia provato nemmeno una volta a guardarmi negli occhi. Dove siamo? Siamo già andati al maid caffè, vabbè. Bentornato, padroncino. Apro la porta del maid queen. Basta scriverlo, ogni volta lo devo pronunciare male. E due ragazze con orecchie da gatto vengono ad accogliermi con un sorriso raggiante. Ah, e Ocarin. Ma c'è Mayuri? Va bene, una di loro è Mayuri. Però quando lavora si fa chiamare Mayushi Nayan Nayan. Dal momento che lavora qui mi ferma all'incirca due volte al mese. Immagino che questo mi renda un cliente abituale. In verità non sono mai entrato in nessun altro maid caffè. Bentornato, Ocarin. Dopo essersi inchinata di nuovo, Mayuri sussulta, come se le fosse venuta in mente una cosa. Ehi, Ocarin. Mayushi ha appena notato una cosa. Che cosa? Le parole bentornato e Ocarin stanno proprio bene insieme. Interessante, Mayuri. Interessante. Se lo dici tu... Kyoma, mi fa piacere vederti qui. Ma c'è qualcuno che lo chiama davvero in Kyoma? L'altra maid che è venuta ad accogliermi, Faris Nayan Nayan, il suo nome d'arte ovviamente, mi colpisce con il suo distintivo attacco combo, composto da graziose movenze feline. Lei è la maid più popolare del May Queen più Nayan al quadrato. Non lo scrivere più, ti prego. Pur avendo la stessa età di Mayuri, il suo modo di atteggiarsi e l'aspetto le fanno sembrare più piccola di quello che è in realtà. Perché? Cioè, anche Mayuri sembra più piccola di quanto è in realtà. Quindi lei è ancora peggio, mi stai dicendo? Anche Daru Nayan è qui. Ti stava aspettando. Daru frequenta questo locale solo per il semplice fatto di essersi preso una cotta per Faris. Di tanto in tanto si mette a leggere il blog di Faris mormorando tra sé cose tipo «Faris, sei così carina!» È diventato davvero problematico. Continua a ripetergli di scegliere tra 2D e 3D, ma continua ad ignorarmi. E poi ho anche difficoltà nell'affrontare questa ragazza gatto. Riesce sempre a trovare un modo per sopraffarmi, addirittura, che il grande scienziato brillante. Terrei un'altra riunione segreta per sovvertire l'organizzazione, niè? Ok, quindi lei sa tutto in chioma, l'organizzazione... aggiornata la ragazza. Già, una roba del genere. Anche Faris vuole partecipare, niè? Non credo sia fattibile. No, l'organizzazione non si fa certo intimidire dalle maid con orecchie da gatto. Questo non è affatto vero, niè? Faris ha la tecnica segreta perfetta per annientarli. E quale sarebbe?
Come? Sei riuscita finalmente a padroneggiare quella? Quella cosa. Proprio così, Mia. Dopo aver completato il pellegrinaggio sul massiccio della Guyana e aver superato la morte del suo mentore, la qui presente Faris è riuscita finalmente a padroneggiarla. Ma che cosa? Cioè, fatemi capire. Ma quale mentore? Faris conosce il mio vero nome, Owen Chioma. Le ho già parlato anche dell'organizzazione, l'abbiamo notato. E ora è coinvolta nella faccenda più di quanto non lo sia io. È sempre lei la prima a tirar fuori l'argomento ogni volta che ci incontriamo. A proposito, questa è la prima volta che sento nominare questa sua tecnica segreta, qualunque essa sia, quindi tu eri quella, così tanto per fare finta di aver capito qualcosa. Quindi anche Faris vuole partecipare alla conferenza sullo spirito, come avevi promesso, Nia. Oh, sembra che non voglia mollare. Mi farà sprecare ancora mezz'ora come minimo se comincio ad assecondarla. Non starei mica insinuando di volerti avventurare al santuario. La risposta è no. Sebbene tu possa comprendere i segreti nascosti che si celano, sei ancora troppo inesperta. Però tu me l'avevi promesso, Nia. Hai intenzione di tradirmi? No, no, non fare così, per favore. E poi c'è mio fratello che mi sta aspettando lì. Al santuario? E da quant'è che... No, sto sbagliato. E da quant'è che tu avresti un fratello? Poi si può sapere che cos'è questa conferenza dello spirito? Faris mi guarda con gli occhi pieni di lacrime sincere. Esito pur sapendo che si tratti solo di una sdolcinata messa in scena. Ogni volta che parlo con lei rimango sempre a corto di risposte, il che è una cosa rara per me. E così lei finisce sempre per prendere l'iniziativa, lasciandomi senza poter far altro che restare ad ascoltare le sue fantasie. Voglio dire, c'è un limite a tutto, anche agli scherzi. C'è una chiara differenza tra i suoi racconti e i miei. Da come si può notare, non dico altro che la pura e semplice verità, mentre Faris non fa altro che raccontare le sue illusioni e riguardo il suo passato inesistente. Di solito sono costretto a stare al suo gioco. Ecco perché mi sembra sempre di non riuscire a spuntarla contro di lei. Non credo di aver capito bene. Però può venire anche Mayushi al santuario? Non lo so, non sto capendo più, quindi non lo so, Mayuri. Grandioso, guarda un po' chi ha deciso di unirsi a noi. Giunti a questo punto, la situazione non farà che peggiorare. Devo subito porre fine a questa conversazione. Non puoi venire, la questione è chiusa. Eh? Non è giusto, Chioma! Ok, abbiamo una nuova email, leggiamo questa e poi chiudiamo. Da Lukaku, vediamo che ci dice. Papà non vuole insegnarmi ad essere un sacerdote, continua ad insistere sul fatto di avere 30 anni di lavoro alle spalle, per cui non gli occorre nessun aiuto, anche se ciò non spiega il motivo per cui cerca di insegnarmi la danza cerimoniale dell'emico. PS, ho fatto 10 swing d'allenamento con Samidare, che è sempre la spada che gli abbiamo dato. Ah, quindi non l'ha persa? La danza cerimoniale dell'emico? Ma secondo la leggenda di Amano Iwato, ciò significa... No, non dirmi che tuo padre ha intenzione di aprire il varco! È ancora troppo presto! Ok, va bene. Allora ragazzi, io direi di concludere qui l'episodio. Io spero che vi sia piaciuto. Se così è stato, ricordate di lasciare un mi piace, di scrivere un commento, di condividere il video con chi volete. Vi ricordo inoltre di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto per non perdervi tutti i miei futuri video. Noi ci vediamo ad un prossimo episodio di Steins Gate o ad un prossimo video qualsiasi. Ciao ciao!